Ciao amici blu cerchiati, bentornati sul canale YouTube di Meme of Sampdoria, nuovo appuntamento con le pagelle delle partite della Samp. Ci troviamo purtroppo a commentare un'altra sconfitta, la terza consecutiva, sempre contro squadre rosso-blu, peraltro, e stavolta è una sconfitta grave che rischia di indirizzare in maniera negativa la stagione della Samp, che fin qui era decisamente soddisfacente al netto di un avvio problematico e appunto di queste ultime partite non particolarmente brillanti. Ma questa è una sconfitta che pesa, che arriva dopo una partita divisa in due tempi dal rendimento e dalla qualità diametralmente opposti. Un primo tempo quasi perfetto, che però è un quasi lì che fa tutta la differenza, perché la Samp si è portata in vantaggio, ha giocato un ottimo calcio, ha creato i presupposti per realizzare il 2-0, ma non l'ha fatto, e questo è stato un difetto esiziale per la squadra blu cerchiata, che poi nel secondo tempo ha completato da questo punto di vista l'opera, regalando due dei tre gol al Genoa con delle ingenuità e in generale con una gestione preoccupante dal punto di vista psicologico. Questa è una squadra che sta dimostrando di essere molto fragile psicologicamente. Starà a mister Ranieri farla ripartire con il giusto piglio. Noi, come sempre, andiamo ad analizzare la prestazione giocatore per giocatore, iniziando da Emi Laudero, che anche oggi era in porta. Oggi non credo che gli si possano addossare colpe sui tre gol, nel senso che il primo Scamacca si è trovato a porta vuota e quindi non si poteva fare nulla. Nel secondo è stato anche bravo il portiere italo-indonesiano a respingere il colpo di testa di Scamacca. La palla è rimasta lì, ma era un colpo di testa molto secco, quindi era difficile trattenerlo o allontanarlo di più. E anche sul terzo Scamacca realizza un gran gol che scavalca il portiere della Samp. Colpe ne hanno invece i difensori. Iniziamo ad analizzare la partita della retroguardia blu cerchiata da Bartosz Berezinski, 5,5 per il terzino polacco, che nel primo tempo va un po' in sofferenza, ma alla fine controlla Zajc in quei rari momenti in cui il Genoa attacca. Nel secondo tempo ha la colpa in concorso con Lery della palla persa, che dà il via al contropiede di Shomurodov, che assiste Scamacca e il Genoa pareggia, e da lì inizia l'incubo blu cerchiato in questo derby di Coppa. Yoshida 5, anche lui ha colpe soprattutto sul gol del pareggio, perché è vero che è difficile aspettarsi quel tipo di errore e quel tipo di palla persa da Berezinski e da Lery. Però è anche vero che esistono le cosiddette marcature preventive, quindi un minimo di contatto con il proprio avversario diretto, anche in una fase di possesso palla, andrebbe mantenuto. Ammonito nel primo tempo anche lì per un'ingenuità, perché sempre Shomurodov lo aggira troppo facilmente, Yoshida spende il fallo tattico che gli costa l'ammonizione. 5 anche per Lorenzo Tonelli, che ha molto sofferto il confronto fisico con Scamacca, lo ha limitato nel primo tempo con le buone e con le cattive, nel secondo, pur senza particolari colpe specifiche del centrale toscano nei tre gol e nei due di Scamacca, però comunque naufraga anche lui, e quindi è 5 il voto che diamo a Lorenzo Tonelli, così come 5 purtroppo il voto che diamo a Tommaso Augello, anche lui coinvolto nel gol del 2-1, perché con grande malizia, esperienza e saggezza Scamacca va proprio a cercare Augello quando arriva il cross di Pellegrini, per sfruttare il mismatch fisico, e vince il duello aereo con Tommaso Augello, che però non è colpevole tanto di questo quanto di una partita carente, soprattutto in fase offensiva, non brillante anche nel primo tempo, quando la Samp ha spesso il pallone e spinge. Lo abbiamo visto un po' impreciso nei tocchi, nei passaggi, e forse per la prima volta gli vediamo sparare un cross in gradinata, una cosa a cui non ci aveva abituato. Speriamo di rivederlo sui suoi livelli soliti e consueti. Passiamo al centrocampo. Voto 5 anche per Medileri. Fumoso, come ormai siamo abituati a vederlo, anche nel primo tempo in cui è sollecitato e coinvolto. La Samp attacca, la Samp ha il pallone, ma lui perde praticamente in modo costante il duello fisico con Bani, e non riesce a sfruttare in modo incisivo le tante palle che può giocare all'altezza del lato corto dell'area di rigore sul fronte d'attacco destro della squadra blu cerchiata. Nel secondo tempo il copione è più o meno lo stesso, in più ci aggiunge quell'intervento completamente
completamente folle su marchetti in uscita, viene ammonito, rischia, secondo me, un cartellino di un altro colore, non sarebbe neanche stato così scandaloso, perché è uno di quegli interventi che rischiano di mettere a repentaglio l'incolumità del giocatore avversario. Morten Thorsby, passiamo a una delle pochissime note liete di questa serata, migliore in campo insieme a Valerio Verre, a mio giudizio, centrocampista norvegese, un gigante anche questa sera, cala forse negli ultimissimi minuti, ma ci mette la solita sostanza. È lui a suonare la carica nel primo tempo, a guidare questo pressing continuo della Samp che interrompe sempre sul nascere le azioni di ripartenza e di attacco del Genoa. Ci mette anche della qualità perché nel primo tempo è lui con una bellissima giocata qualitativa di tacco a scappare a Pellegrini a armare il destro di Silva che viene parato da Marchetti. Quindi Morten Thorsby una certezza assoluta. Abbiamo citato Adrien Silva che giocava in coppia con lui nella mediana della Samp nel cuore del centrocampo blucerchiato. Ad Adrien Silva do 6 dopo un'attenta analisi praticamente aritmetica di cosa mettere, che voti mettere sul piatto della bilancia tra primo e secondo tempo. Il primo tempo secondo me è da 7 perché Adrien Silva gioca il calcio che gli è più congeniale, fatto di palleggio, di tanti tocchi, di tocchi sapienti, di qualità e anche di buona partecipazione alla fase di non possesso perché ho contato un sacco di palloni recuperati, intercettati e poi ripuliti bene dal centrocampista portoghese nella sua versione migliore. Nel secondo tempo, però, purtroppo ne abbiamo anche visto i difetti, nel senso che probabilmente sarà anche calata un po' di lucidità. Fisicamente non ha i 90 minuti, ma sul secondo gol del Genoa è lui che non segue le rager, che invece crede nella possibile respinta di Audero e va a realizzare il facile tap-in del 2-1, perde un pallone sanguinoso, come si dice in questi casi, in uscita, regalandolo al Genoa e permettendo alla squadra rossoblu di andare a segnare anche il gol del 3-1. Comunque, secondo me, è un giocatore su cui fare affidamento, forse non con questo tipo di veste tattica nel centrocampo a due, ma sarà questione, problema che verrà affrontato da Claudio Ranieri. Chiudiamo il centrocampo titolare con Jakub Jankto, 5 e mezzo. Anche lui nei primi 45 minuti di gioco ha tanti palloni giocabili in zona interessante, va tante volte al cross, ma non graffia, non aiuta la Samp ad avvicinarsi al gol del 2-0. Nel secondo tempo cala, nel secondo tempo viene spostato anche a destra, prima come esterno alto. Conclude la partita da terzino destro, situazione peraltro in cui non si intende assolutamente con Antonio Candreva. Non penso che vedremo più Jakub Jankto se non in situazioni di assoluta emergenza come terzino di destra. Passiamo al reparto offensivo, è partito Valerio Verre come sottopunta dietro a Nino Lagumina, Valerio Verre, l'altro migliore in campo, anche lui 6 e mezzo, segna un gol splendido che riassume anche le due fasi perché ruba un bellissimo pallone sradicandolo dai piedi di Rovella e poi andandolo a incastonare nell'incrocio dei pali facendo baciare al pallone sia il palo sia la traversa. Un gol pazzesco, Marchetti non poteva farci nulla, poi per il resto è una partita di grande qualità secondo me, sa sempre quanti tocchi fare col pallone in quella zona del campo non facile da gestire perché sempre congestionata dalla compattezza delle linee della squadra rossoblu. Mi piace tanto come sa smarcarsi e come appunto sa scegliere la giocata giusta al momento giusto. Nino Lagumina, 5 e mezzo, è un po' l'emblema della prestazione della Sampdoria di oggi. Un inizio molto promettente, il bel tiro di destro a conclusione di un ottimo movimento servito da Verre, tiro che con l'aiuto del tocco di Marchetti colpisce la traversa. Poi però un progressivo e graduale calo fino ad uscire completamente dalla partita. Lui ha la parziale attenuante che, essendo una prima punta, il suo lavoro dipende da quanta materia prima, da quanti palloni gli mette a disposizione il resto della squadra. Però comunque non penso che con questa sua prestazione sia riuscito a scalare qualche posizione nelle gerarchie di Claudio Ranieri per quanto riguarda il reparto offensivo. E passiamo ai subentrati. Damsgaard 6, entra e gioca 17 minuti più recupero. Quindi ne gioca 22 in cui riesce a fare qualcosa, riesce ad aiutare e ad allestire insieme agli altri centrocampisti una parvenza di reazione a un'occasione in cui impegna Marchetti, non riesce ad accorciare le distanze sull'1-3, ma si dà da fare ed è sufficiente il suo apporto.
Sufficiente anche l'apporto di Manolo Gabbiadini che entra all'85esimo e quindi come Candreva ha 10 minuti a disposizione nei quali tira due volte verso la porta di Marchetti senza prenderla, però si dimostra vivace, speriamo di vederlo sempre di più all'opera, complice l'assenza di Keita ancora per un po'. Abbiamo disperato bisogno di Manolo Gabbiadini e di un partner per Fabio Quagliarella. Come detto, anche Candreva ha giocato 10 minuti e devo dirvi la verità che non mi è piaciuto stavolta Antonio Candreva. Ho rivisto il giocatore che all'Inter veniva criticato per le sue scelte un po' cervellotiche in fase di cross e di preparazione del traversone. Tante finte, tante volte insomma fuori luogo, eccessive, e sappiamo che quando c'è l'area piena, un giocatore che esagera in questo tipo di gestione del pallone manda fuori tempo lo smarcamento degli attaccanti. Quindi giornata storta anche per Antonio Candreva. Albin Ekdal al posto di Adrien Silva, 6 per lo svedese che entra, prova a mettere un po' d'ordine, ad alimentare la manovra offensiva. Ma chiaramente i buoi sono già abbondantemente scappati dalla stalla quando entra il centrocampista svedese. Claudio Ranieri, voto 5 perché il crollo psicologico e difensivo della squadra nel secondo tempo non è accettabile, non è spiegabile. E come dicevamo in apertura, la fragilità psicologica di questa squadra è quello, l'aspetto su cui deve assolutamente lavorare il tecnico romano, che quindi da qui a lunedì dovrà operare soprattutto sulla testa, dare certezze e spiegare alla squadra che anche se si prende gol, il primo, il secondo, l'importante è rimanere in partita, cercare di appunto rimanere compatti e non disunirsi e non buttare via quanto di buono è stato costruito. Fino a quel momento aspetto, so che ce ne saranno tanti, me ne aspetto tanti perché c'è tanto di cui parlare e discutere. I vostri commenti qui sotto sul nostro video dedicato a questo Samp Genoa 1-3 che ci fa uscire dalla Coppa Italia. Lunedì ci sarà la possibilità di ripartire contro il Torino in trasferta. Grazie a tutti.